finalmente la bella stagione qui. Sì, fa caldo, siamo molto contenti. Fa caldo, così possiamo andare a Cesenatico. Andiamo al mare. Andiamo al mare, mangiare la zuppetta di pesce. Ah, che delizia. Ma tu perché non vai al mare, non stai al mare tutti i giorni? Io devo stare a Bologna. Ti farebbe bene anche un po' sì, di bronzatura. Sì, sono un po' viso pallido, è vero. Ma io devo stare a Bologna perché arrivano tanti stranieri a visitare la nostra meravigliosa città. Una dozzina di stranieri? Anche di più. Una grossa allora, 12 dozzine. Ci moltiplichiamo. Sì, sì. E da dove vengono questa volta? Questa volta è arrivato un gruppo dalla Danimarca, da Copenaghen. Sì, 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 sì. Che è oltre Reggio Emilia. Secondo me è più a nord, ho questa idea qua, che sia abbastanza più a nord. E vengono a vedere Bologna? Vengono a vedere Bologna, ma soprattutto vengono per la lingua italiana. Ah, e attraverso la lingua poi... 750 anni di Dante, sì, è l'anno giusto. Sì, 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 sì. Non so se tu sai che Bologna è considerata una delle città ideali in Italia per imparare la lingua italiana. Sicuramente. Con questo accento. Sì. Sì, sì. Comunque quando vanno a Firenze hanno un accento un po' particolare. No, quando lì, vanno a Siena. Non parlano mica italiano. Parlano toscano. Parlano via. Tutte queste cose. È un po' diverso. Bene, e allora questi danesi, ma potevi portarmeli? Ma c'è una sorpresa. C'è una sorpresa. Sì, sì. Non so se ti ho già detto che Bologna Connect ha degli ambassador in tutto il mondo. Sono delle persone che ci aiutano a divulgare, a diffondere le bellezze e le eccellenze del nostro territorio. In Danimarca abbiamo un ambassador d'eccezione perché è una bolognese che si trova là da tanti anni perché è fuggita per motivi d'amore. Ho capito. E si trova là, ben felice. E non vuole più tornare. Secondo me sta molto bene là. Sta molto bene. Sì. Però ma con quel freddo che c'è. Sì, ma dove c'è l'amore c'è caldo. Ah, okay. E, quindi, e quindi si trova là. E è un insegnante di italiano e attraverso l'insegnamento della lingua lei racconta il nostro territorio. Bologna Connect. We are Bologna Connect. I'm Bologna Connect. We are Bologna Connect. I'm Bologna Connect. I'm Bologna Connect. I am Bologna Connect. I'm Bologna Connect. I'm Bologna Connect. I'm Bologna Connect. We are Bologna Connect. I am Bologna Connect. I'm Bologna Connect. I am Bologna Connect. We are Bologna Connect. I'm Bologna Connect. I am Bologna Connect. E non riusciamo proprio a vedere neanche io, sai che non ho mai visto un danese in vita mia. Ma io quasi quasi ti organizzo una sorpresa speciale. Non è che fai dei sortilegi anche? Faccio dei sortilegi, faccio dei miracoli, faccio delle cose che a volte mi meraviglio di me stessa. Ma concentrati mo e provaci. Sì, adesso provo a concentrarmi molto intensamente e vedrai che potrebbe arrivare. In men che non si dica, la nostra ambassador Silvia Gini. Addirittura? Sì, sì, sì. Così possiamo sapere tutto del suo amore. Ad esempio, glielo chiediamo, È una puntata. È una puntatona. È una puntatona. E non sarà da sola Silvia, sarà con qualcuno ancora. Thank you.
sei Silvia, dico io bene? Sono Silvia, sì. Sei apparsa così all'improvviso? Da nulla, 20 anni dopo a Bologna. 20 anni dopo? Mm-hmm. Nostalgia? Così. Un po'. Laura mi ha riacceso una certa nostalgia di casa. E va bene. E tu vivi a Copenaghen? In provincia di Copenaghen, più a nord di Copenaghen, verso il castello di Amleto. Non lontano dal castello di Amleto. Quando vai saluti Ofelia da parte mia. Come no, ogni giorno lo faccio. Saluto anche la Svezia che è lì dietro l'angolo. E niente, allora sei venuta qui, hai portato a vedere la tua città. Ho portato le mie eccellenze in Danimarca, adesso ho portato le mie eccellenze danesi a Bologna. E tu pensi che riusciamo a fare 4 chiacchiere con loro? Proviamo? Silvia, io ti ringrazio e ti lascio chiacchierare con i tuoi amici danesi, ma io non fuggo, rimani. Benissimo, rimani, mi raccomando, grazie. Paese du Sule, c'è già un bel caldo primaverile, e i nostri amici che vengono da lontano, dalla Danimarca, a 2 passi dai ghiacci nordici del polo, si rinfrescano. E allora queste signore che sono venute dal... intanto come ti chiami? Mi chiamo Anni. Anni? Anni, sì. E io mi chiamo Helen. 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 Bene, e voi siete approdati a Bologna proprio ieri, oggi, domani? Sono arrivati, sabato, e resterai a domenica. E rimanete fino a domenica? Fino a domenica, sì. Una bella vacanza. Sì, vacanza. Perché vi fanno studiare a scuola. Vi fanno studiare. Un lavoro duro. Sì, studiare. Da fare. È colpa sua. Non la colpa di Silvia, no. Un po'. E allora Silvia, vuoi interloquire tu con loro? Magari ci metti anche qualche frase in danese, così... Certo. Allora, io ho pensato di portare le mie eccellenze danesi a Bologna. Queste signore sono qui a Bologna per studiare la lingua italiana, ma non sono solo appassionate della lingua italiana, sono anche appassionate... Sì, io sono innamorata d'Italia. Sì, i paesi, i regioni, le città, la musica, la gente. È un paese meraviglioso. Sì, meraviglioso. Naturalmente, quando sono in Italia vedo le cose belle e naturalmente io so che c'è un'altra vita. Non tutto è bello. Silvia, io adesso gli faccio una domanda cattiva, no? Vabbè, non cattiva, difficile da rispondere. Se loro non mi capiscono subito... Lo dico io in danese. E lo dici tu in danese, così sentiamo anche le assonanze del nord. Allora, se vi permettessero di... prendere una cosa da Bologna e portarvela in Danimarca, cosa prendereste? Allora, per certezza lo traduciamo. Sì, no. Hai capito perfettamente. Delle ricette. Delle ricette di Bologna. Perché mio marito amo fare la cucina. Allora delle ricette, sì. Delle ricette, sì, benissimo. Ricette. E Helle, cosa ruberesti a Bologna? Penso
le case e le palazze, e l'architettura è fantastica. Fantastico. Comunque il Nettuno l'abbiamo salvato anche stavolta. Benissimo, il Nettuno lo lasciamo? La statua del Nettuno in Piazza Nettuno la rubiamo o la lasciamo a Bologna? Lasciamo perché allora posso ritornare. Ah, sì, sì, benissimo. Va bene, sì, allora... Magari buttiamo anche la monetina. Monetina. Silvia, io gli chiederei brevemente la ricetta di un loro piatto, velocissimo. Benissimo, allora, un piatto tradizionale danese. Ah, un suggestio. Un bistecca tratata con cipolle. Con cipolle? Cipolle, sì. E patate. Ah. E un sugo con vino rosso. Per esempio. Per esempio. Come si chiama in danese questa ricetta? Si chiama bœuf melloy. Provate a dirlo. Bœuf melloy. Ma a Danimarca mangiamo molto carne di maiale. Di maiale? Sì, sì, molto popolare. Sì, anche qui in Emilia si mangia tanta carne di maiale. Il prosciutto, sì, sì, per esempio, sì, il prosciutto, sì, prosciutto di Parma, sì, emilianissimo. Come si chiama fagadella? Si chiamano polpette. Polpette, sì. Sì, 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 polpette, sì, polpette di carne di maiale. Sì, sì. E cosa ci, cosa ci metti? Come si fanno le polpette di carne di maiale? Cipolla. Con un po' di farina e sale, e pepe, sì, e la cana. La cana. Sì, 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 sì. E anche la cana. Sì, sì, sì. No, sì, anche la cana. No, sì, sì. E quindi si fanno delle palline? Delle palline di carne? Sì, sì, sì. E poi? Su... in padella. Padella, ho capito, sì. Fritte, fritte, ho, sì, capito, e forse con una insalata verde, quindi sono polpettine croccanti, sì, sì, ho capito, sì. Allora le fricadelle o fricadella sono polpettine di maiale croccanti servite con un'insalata verde, sì, anche un sugo. Ah, sugo. È vero, in Danimarca, sì, sì, c'è, sì, sempre il sugo, sì, sugo di, a piacere, sì, sì, a piacere, benissimo. Va bene, abbiamo aperto uno spiraglio sulla gastronomia danese, dopo la metteremo in confronto con, cioè, quella con romagnola, la con quella romagnola. Esatto. Deve venire a visitare la Danimarca. Certo. Sì, sì. Va bene, con questa ricetta io direi che buona permanenza a Bologna e cercate di guardare tutte le cose più belle e magari assaggiare anche quelle buone. Un sortileggio dietro all'altro. Sì, sì, oggi siamo molto internazionali. Perché adesso mi arrivi con questa fanciulla. Dopo la Danimarca siamo arrivati in Marocco. Infatti vi voglio presentare Khadija, che è una nostra collaboratrice, collaboratrice di Bologna Connect, dell'associazione che noi gestiamo. Khadija, vorrei chiederti perché ti sei avvicinata a Bologna Connect. Io sono una collaboratrice, come ha detto la Laura, e ho iniziato questa collaborazione con Bologna Connect perché sono molto interessata all'internazionalità, al conoscere diverse culture, a questo legame che c'è tra le diverse culture che si incontrano naturalmente qua a Bologna e che entrano molto in contatto. E Laura l'ho conosciuta attraverso un corso, infatti lei è stata la mia insegnante di inglese, Business Tourism, per l'esattezza,
E niente, lei mi ha appassionato ulteriormente al suo mondo, alle sue conoscenze, e quindi ho iniziato a collaborare con lei. Io sono del Marocco, ho origini marocchine, e in un paesino vicino a Casablanca, e quando avevo 5 anni sono venuta qua con i miei genitori e siamo partiti da zero. Adesso sono ormai 15 anni che sono qua in Italia. Scusa, lei è venuta dopo a quando Humphrey Bogart passeggiava per Casablanca? Secondo me è arrivata dopo, sì. Sì, sono del 95, quindi... No. Sì, Humphrey Bogart secondo me è precedente. Però è un bel parallelo questo, Perché vedi, c'è chi va e c'è chi viene. E Khadija è arrivata qui, è un bel esempio, attraverso anche la sua famiglia, di integrazione nella nostra città. Si parla tanto di immigrazione in questo periodo, e è un argomento sempre molto caldo, molto interessante, quindi è un esempio con la sua famiglia di integrazione nella città, di gente che lavora, di gente che si dà da fare, che vuole studiare e vuole aprirsi molto al mondo, sì. Perché chi si affaccia alla nostra associazione significa che vuole vedere e conoscere degli aspetti che non sono solamente legati al proprio giardino. Allora Laura, facciamo una domanda difficile a Khadija e poi dopo dovrà pensarci la tua associazione a risolverla. Se tu potessi portare una cosa di Bologna, anche voluminosa, anche che pesi molto, sì. Nella tua città del Marocco, cosa porteresti? Cosa porterei? Questa apertura verso gli altri. Ma guarda, nella mia piccola città non c'è questo via vai, non c'è questa apertura verso il mondo, verso le culture diverse, come può essere quella della Danimarca, della Cina, dell'Inghilterra, degli Stati Uniti. Quindi vorrei proprio portare questa apertura, questa ventata di aria fresca nel mio piccolo paesino, quindi sì, porterei questo. Adesso tocca a te, Laura, provvedere. Sì, non è una cosa semplice, questo aspetto culturale che lei sta evidenziando è una cosa molto importante, è educazione alla tolleranza, educazione agli altri e a prendere ciò che c'è di buono da ogni parte del mondo. Non siamo abituati, purtroppo, spesso siamo egoisti, guardiamo solamente al nostro benessere e senza criticare il nostro paese o altri, siamo un pochino tutti così un po' egoisti, quindi è un messaggio molto positivo. Molto di speranza che da una ragazza di 20 anni credo che sia molto importante, quindi lo vogliamo divulgare. Bene, grazie Laura che ci porti sempre queste belle esperienze internazionali, direi. Grazie. Grazie a voi per darci voce e visibilità. Khadija. E non è finita qui, arriviamo presto con altri paesi interessanti. Benissimo, anche San Marino. San Marino è estero e adesso vediamo. Non so se abbiamo un ambassador a San Marino, ma adesso vediamo di attrezzarci. Va bene, grazie ancora Laura. Grazie a voi. Presto sempre disponibile. Grazie a voi, grazie a voi. Silvia, se tu eventualmente vuoi fare anche un po' di traduzione, di finire con un coro, una notizia corale, come si concluderà la giornata di oggi, per esempio, con i tuoi ospiti. Ecco, il nostro Aldo vil gerne vil, vorren vi una vostra i Bologna, i dei, was cavi nu. Cosa succederà adesso? Adesso andiamo a cucinare. Alla scuola di cucina. Sì. E cosa faremo stasera? Non tortellino. Ho fatto tortellini? No, ieri ho fatto tortellini. Quello più grosso. Tortelloni. Tortelloni. Oggi fai i tortellini. Sì. Esattamente. esatto. Ieri hanno anche imparato la differenza tra i tortelloni, che sono sempre ripieni di verdure e ricotta, mentre i tortellini sono sempre ripieni di carne. Ma non è poi che ci copiano le ricette e mettono su un negozio di sfoglia a Copenaghen?
Copierete le ricette? Sì, sicuramente. Qua rischiamo, Qua rischiamo. E domani che cosa farete? Sempre il corso di cucina, ma che cosa? Domani sera facciamo una cosa segretissima che in Danimarca nessuno ha mai mangiato. Che cos'è? Crescentine. Oh, le crescentine. Crescentine sono un piatto di accompagnamento alle specialità emiliane, per esempio i salumi. Le crescentine sono un pane fritto, sì, buonissimo, che si mangia preferibilmente caldo. Con il salume, con i formaggi, eccetera. Crescentine. Crescentine, si possono fare grandi così o anche piccoline. Per una tazzola? Non rettangolari. No, tante per ogni persona. Sì. Siamo mangioni, Anche i danesi sono mangioni. Sì, dopo ieri sera. Sì. Stasera. Domani sera? No, non sappiamo. Ma stasera dopo, dopo la scuola di cucina, andiamo a bere un bicchiere di Sangiovese, per esempio. Non è una regione, è, oggi va molto di moda la gastronomia, è un millefoglie, è un pan di Spagna farcito di bellezza e di arte e imbevuto, lo sapete che il pan di Spagna va imbevuto di Lambrusco. Segreto che il libro svela e racconta, l'Emilia Romagna non esiste. Sono venuta la prima volta a Bologna 20 anni fa. I colori di Bologna è la prima cosa che mi ha seduto, i colori. L'ombra, e ho visto, si deve cercare per trovare le cose bellissime. Alla fine sono ritornata, ma adesso da 20 anni quasi ogni anno, anche 2 volte. Stefano ha scritto molto bene, torna alla via Emilia, noi ci riconosciamo quasi una nazione, ed è vero. E cito un'altra bella frase di Stefano, che sarebbe molto importante far dire agli emiliano romagnoli la parola noi, non succede mai. E l'ultima citazione che voglio fare, Peppone e Don Camillo Docet sono insieme alla nebbia il sale di questa terra. We'll be right back.
ragazza molto bella quella sera, vestita di pelle tutta nera. Ricordo che mangiandoti una mela, tu la buccia la mandavi tutta giù. Se a fine mese prendo lo stipendio, per te in un colpo solo me lo spendio. Porterò in un posto senza vento, solo il tuo grande bacio mi accontento. Sì, Monica, io ti offro un'acqua tonica e dal suono di un'armonica balliamo soli a tu per tu.